Buongiorno Presidente. Buongiorno, ciao Paolo. Buongiorno. Allora, noi abbiamo stamattina il nostro inviato Michele Robibaro nel territorio dell'undicesimo municipio e in questo territorio, partendo dal Trullo, ha constatato, ma è un male comune anche ad altri municipi, che vi è la distribuzione dei kit, vi è un inizio di informazione, però poi la raccolta differenziata non decolla. Che situazione c'è? Voi che dal vostro punto di vista, ricordiamo che la responsabilità è ovviamente dell'AMA, e però poi sappiamo che i cittadini si rivolgono oltre a Radio Roma Capitale anche al presidente del municipio perché è quello in prossimità con il territorio. Sì, io dico la verità, cioè io sono preoccupato, nel senso che anche leggendo è andato l'avvio della raccolta differenziata negli altri municipi della città, sono preoccupato. Dico anche un'altra cosa, che avviare la raccolta differenziata a Roma è l'unico modo per poter uscire dall'emergenza e per poter rendere anche credibile la chiusura della discarica di Malagrotta. Per cui, insistere, temo che nei primi mesi sbatteremo un po' la testa, questo io già l'ho detto ai miei cittadini purtroppo, però dobbiamo insistere. Certo, da questo punto di vista però l'AMA ci deve aiutare. Devo dirvi che nel territorio noi abbiamo avuto molta disponibilità da parte dei responsabili dell'AMA, credo che però ci siano ancora dei problemi strutturali, nel senso che c'era stato promesso che ci sarebbe stato un incremento degli uomini nel nostro municipio. Ancora questo incremento non c'è, si tratta di 80 unità che ancora non sono state trasferite nel municipio, e poi si tratta di migliorare anche la periodicità con cui vengono eliminati i rifiuti dai cassonetti, nel senso che non si può pensare che si avvia la differenziata, però poi i cassonetti sono ricolmi di rifiuti per giorni, insomma. Quindi su questo io invito davvero l'AMA a stare veramente con i piedi per terra, nel senso, noi partiamo, siamo pronti a partire, va bene, capiremo i problemi all'inizio, stiamo spiegando ai cittadini che è fondamentale darci una mano e credere nella differenziata, però l'AMA ci deve mettere nelle condizioni di poter rendere credibile questa nostra battaglia, insomma. Noi poco fa, Presidente, avevamo in un altro municipio dove abbiamo fatto anche lì questa inchiesta con i cittadini sul funzionamento della raccolta differenziata, l'assessore del tredicesimo municipio Massimiliano Pasqualini con il Presidente Mancinelli che erano di ritorno proprio da una riunione in Campidoglio su questa emergenza e ci parlavano, e questo coincide un po' con quanto lei ci diceva, di un problema strutturale, cioè che cosa sta accadendo? La chiusura di Malagrotta ha di fatto aperto un periodo transitorio nella gestione dei rifiuti, anche nel conferimento in discarica. Questo ha distolto personale e mezzi, dalla raccolta differenziata. E può essere questa la ragione di questa difficoltà iniziale? Ma guardi, il punto è che se bisogna servire con il porta a porta, come nel mio caso, 30.000 cittadini, è del tutto evidente che ci dovranno essere degli operatori dedicati a questo servizio. Servizio che prima non veniva fatto, perché veniva fatto attraverso il semplice svuotamento dei cassonetti. Qui la cosa è molto più complessa, è molto più lunga, ci sono molti più mezzi in campo, per cui è del tutto evidente che se non si inserisce nuovo personale a far decollare questa attività, non decolla, perché togliere personale dallo spazzamento e quindi un peggioramento della pulizia dei nostri quartieri significa distogliere personale dallo svuotamento dei cassonetti e quindi significa aumentare notevolmente il riempimento e quindi anche la sporcizia dei quartieri. Significa cioè che se si fa un'operazione nuova bisogna investirci. Quindi io auspico che l'accordo sindacale che era stato siglato mesi fa per lo spostamento dei vari dipendenti AMA sui municipi che appunto stanno avviando la raccolta differenziata sia operativo al più presto. Mi dicono che deve essere sbloccato a giorni oppure è stato sbloccato da poco. Insomma, io l'unica cosa che vorrei evitare è che non possa giustificare queste difficoltà da un semplice problema di assestamento, ma appunto da un problema strutturale che non si risolve. Questo io non lo accetterei, anche perché se c'è un problema davvero strutturale, allora non si parte con la differenziata. Quindi io Mi pare dico, chiaro, siamo calmi, assolutamente. siamo
calmi, ma siete molto determinati. Sì, Presidente, a conclusione del collegamento, io so che lei ha avviato una serie di incontri con i cittadini per fare un punto dopo i primi mesi di nuova amministrazione nel municipio e nella città. Come stanno andando questi incontri? C'è un po' di... Beh, oggi c'è il primo. Ah, oggi quindi il primo. Ci può dire dove, così lo diciamo anche a chi ci ascolta, magari sì, qualcuno la viene sì, a trovare. Sì, a Montecucco. A Montecucco, al centro anziani di Montecucco alle ore 17. Noi abbiamo voluto inaugurare questo processo davvero aperto con i cittadini perché sappiamo che i problemi sono tanti, le risorse economiche sono poche, quindi è meglio dirsi la verità sempre e comunque con i cittadini. Le cose che si possono fare e quelle che ad oggi invece non si possono fare. Io Presidente la ringrazio e le do appuntamento per un prossimo collegamento per parlare di magari di come è finalmente decollata la raccolta differenziata e fare anche un consuntivo di questi incontri. Quanti ne ha programmati? Ne ho programmati al momento 5, però ho appunto di farne anche di più. Grazie al Presidente Veloccia, Presidente dell'11° Municipio di Roma, buona giornata. Grazie, buongiorno, arrivederci.